Buonasera cari amici, bentrovati all'odierna puntata di Metropolis dedicata soprattutto alla salute. Oggi ci occuperemo di estetica e di psicologia. Quindi partiamo con l'estetica e qui con noi Dvora Ancona, specialista in medicina estetica. Buonasera, ben trovata. Buonasera, grazie per la specialista in medicina estetica, che è differente dalla chirurgia estetica. Spiego, è come dire un cardiologo e un cardiochirurgo. Noi non andiamo con il bisturi dentro, curiamo la pelle, quindi direi proprio un medico a tutti gli effetti. Meno preoccupazioni da parte dei pazienti. Meno preoccupazioni da parte dei pazienti, meno soldi da parte dei pazienti, è una cosa che va detta, e più che altro cura e rimanere quello che si è con una tensione di base magari maggiore anche. Certo. Come diciamo sempre, naturalmente noi facciamo queste trasmissioni anche per coinvolgere il pubblico, dunque chi ha interesse in questa materia, chi ha da chiedere dei consigli, dei suggerimenti o avanzare delle perplessità lo può fare, ci può telefonare, noi sottoporremo in diretta le domande alla dottoressa Ancona e il numero di telefono lo vedete in sovraimpressione 0248073450, dunque a tutti coloro che sono interessati a problemi che riguardano ovviamente l'estetica. Oggi per introdurre l'argomento parliamo di un problema al volto, cioè il mento, o per meglio dire il cosiddetto doppio mento, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini che la dottoressa ci ha mandato. Ecco, cosa possiamo dire su questo problema? Allora, questo problema è un problema che riguarda sia donne che uomini, perché con l'avanzare dell'età praticamente abbiamo un po' i tessuti che cedono e tra l'altro il grasso va ad infilarsi proprio nella zona sotto al mento, ovvero sotto la mandibola. Quindi quello che noi dobbiamo fare è tenercelo. E non è sempre facile. Vedete, magari io vedo qualcuno che gira con la maglia alta, col foulard, tante donne che girano col foulard, senza cambiare aspetto. Perché se vedete da questa foto, non so se riescono a vederla, eccola, la signora che ha fatto il trattamento dopo non è che sia cambiata totalmente, però diciamo che comincia ad avere un po' più di profilo, cioè ha tolto quell'effetto di doppio mento, quella protuberanza che purtroppo si è spostata, perché guardate che quel grasso lì, maledizione, cala. Allora, la forza di gravità, ahimè, dovuta al fatto che abbiamo meno sostegno muscolare, dovuto al fatto che anche le ossa diventano più piccole, la mandibola diventa proprio l'osso più piccolo, fanno sì che non ci sia più uno scheletro forte per tenere bene il sostegno della mandibola. Se poi uno ha anche una mandibola piccolina, è più facile che si abbia questa, diciamo, caduta dei tessuti. Ecco, un caso del genere, un problema di questo tipo, ad esempio, in quanto tempo si riesce a risolvere? Sola seduta. Allora, sempre parliamo di un risultato che non è mai un 100%, ma come si può vedere qua abbiamo un 40% del risultato. Da dove uno parte può migliorare il 40%. Quindi vuol dire che più il problema si fa chiaramente evidente, più sarà la risposta sempre riguardo al problema con cui uno arriva, quindi sarà sempre un 40%. Prima si cura, meglio è. E la medicina estetica è un po' questo, cioè occuparsi della prevenzione di quello che è la pelle, l'invecchiamento della pelle. Ora, sembra tutto un discorso estetico, però guardate che in generale l'estetica, fino a un certo punto, perché non che invecchiare sia una malattia, no, però la pelle perde anche di consistenza, di tono, di forza. Comunque non dimentichiamoci che è l'organo più grande del nostro corpo e che quindi deve servirci, perché ci va a proteggere. Certo. Ora, è importante mantenere questo stato di salute. Infatti quando arrivano da me i pazienti, solitamente faccio fare non soltanto un discorso di ok, sistemiamo questo doppio mento, vado a vedere come lo stato di salute, come la tensione, da lì si va a fare un'analisi per capire anche qual è il tipo di alimentazione. Di solito si è visto che se l'alimentazione è povera di proteine, ovvero le persone che non mangiano né il bianco dell'uovo né mangiano la carne rossa o la carne bianca, hanno un cedimento della pelle che è maggiore, perché proprio le proteine sono alla base degli aminoacidi, i quali vanno appunto a sostenere il muscolo e la pelle. Quindi attenzione, perché i vegetariani, io non sono contro i vegetariani, ognuno può mangiare quello che vuole, però c'è da sapersi che di solito chi è proprio vegetariano, i legumi fanno
ma non sono sufficienti a dare un tono forte alla pelle e anche ai muscoli sottostanti. Quindi questa è una di quelle situazioni dove, al contrario di altri casi, si invitano le persone a mangiare carne e proteine, a Allora, mettere sì, proteine. allora il punto è che come in tutte le cose non è che uno deve mangiarsi la carne rossa, c'è la carne bianca, c'è il pesce che fa molto molto bene, bisognerebbe integrare almeno 3-4 volte di pesce durante la settimana, il pesce puoi bollirlo, metterlo in forno. Capisco che alla fine purtroppo è una grande spesa perché solo il pesce azzurro costa poco. È vero, costa più di una bistecca, quindi uno Sì, c'è magari qua anche non è che te la questo. puoi permettere tutti i giorni, però cercare di mangiare abbastanza pesce, che non è il polipo, ma rappresentato dal pesce, quello proprio a forma di pesce che ha l'osso centrale, diciamo, con le resche. Ecco, quello lì all'interno contiene un sacco di cose buone. Contiene anche gli omega 3, ovvero non soltanto quindi la proteina dalla carne del pesce Sì. stesso, ma anche gli omega 3 che servono per dare l'elasticità della pelle, per dare il tono. Ma ripeto, ricordatevi che dentro siamo fatti comunque di proteine. Il 70% del nostro corpo è fatto di proteine, quindi diciamo che se tu le elimini con la dieta, non le mangi più, oltretutto si perdono delle proteine negli anni. Dai 20 anni ai 30 anni si vanno a perdere circa 2,5 kg di proteine. Dai 30 ai 40 altri 2,5 kg, si arriva ai 50 anni che siamo già a 7,5 kg in meno. Quindi è anche questo, Una capito? cosa consistente. Una cosa consistente, tra l'altro noi donne purtroppo siamo molto più colpite di voi uomini, avete un muscolo molto più sostenuto e molto più forte, in effetti anche l'invecchiamento da noi avviene prima rispetto Prima. al vostro, un po' anche di tipo ormonale, ma è proprio anche dovuto alla struttura vostra fisica, siete avvantaggiati rispetto a noi. Ecco, oggi lei ha portato anche un modello di Sì, pelle. porto sempre la pelle con me, Perché noi perché... parliamo di volto, ovviamente la dottoressa arriva, è arrivata ora dal suo ambulatorio dove anche oggi ha trattato dei pazienti, Sì, certo. quindi quando si parla di volto ovviamente non si parla solo del problema doppiomento, ma ci sono molti problemi, le Molti. Le borse sotto gli occhi ad esempio, gli macchie, zigomi, le tante piccole macchie, cose, e la pelle del microrughe. volto si sa è abbastanza delicata. Sì, la pelle del volto, anche se io cerco sempre di spiegare alle persone che è importante non soltanto occuparsi della pelle del volto, ma di cercare di usare protezioni sia nel collo che nel décolleté che sulle mani. Spesso mi capita proprio mentre faccio questa osservazione che vedo pelli contro pelli, mi vengono molti pazienti che magari presentano una macchiolina rossa, come una macchiolina rossa che va a svucciarsi, diciamo, come se venisse via la Certo. pellettina tutto il tempo. Ecco, ricordatevi che quelli sono basagliomi. Quindi, se avete qualcosa che magari può sembrare un piccolo brufolo, però in realtà dopo tanto tempo, dopo 4, 5, 6 mesi, ancora lì continua a spellarsi. Io vi consiglierei di fare un check-up e di andare chiaramente a farvi fare un controllo da un Da un dermatologo. dermatologo. Assolutamente sì. Dovrebbe esserci una prima chiamata. Pronto, buonasera. Buonasera, mi Buonasera. Prego. scusa, posso parlare con lei? Certo, può Prego. fare la sua domanda, prego. No, volevo chiedere sto guardando la trasmissione che stasera ho scelto voi, importante, no? Sì. E la sto guardando su Serisi. Comunque parlo male perché ho fatto un intervento ai denti, no? Sì. E allora parlo un po' male perché me l'hanno fatto da poco, no? Vabbè. Io ho un piccolo problema, ma no, il problema d'osso. Io da quando mi hanno fatto questo intervento, in addosso, perché la prima volta me l'hanno sbagliato, poi sono andato da un dentista giusto e è andata bene, Sì. però mi sento un po', come dire, il viso un pochettino giù, di malinconia, e ogni tanto mi esce qualche pustolina, io la piglio e la voglio toglierla con le mani. Beh, Solo direi. quello volevo chiedere, Cioè, che non cosa so fare se. quando presenta qualche, diciamo, brufolino o qualcosa che possa darle fastidio? Ma questa cosa, questo brufolino, da cosa è dovuto? Perché È lei dovuto mi è perché un partito dai po' denti. di nervoso, un po' di nervoso dentro che mi hanno fatto, perché sono andato da un dentista sbagliato Sì. e allora mi doveva curare un dente, a posto di curarmi il dente mi ha Sì. messo 5 molari, 5 denti, 5 coloni. Sì. Mi scusa se ogni tanto la lingua Sì, io sto mi cercando di capire il ha messo. problema. Sì. Sì.
Ecco, sì, quello che le voglio spiegare. Ecco, mi dica. Ogni tanto mi scappa perché la lingua mi va in mezzo e non riesco a parlare perché ero abituato con i denti. Quindi certo. Un problema dentistico. Ma il suo problema è che le mancano i denti, non ho capito, oppure ha dei denti che gli hanno fatto il ponte, perché mi diceva che è un problema no, per... No, mi hanno operato, mi hanno fatto l'intervento, l'intervento ai denti. Sì. Mi hanno fatto i perni nell'osso. Sì, bene. Ma no, il problema non è solo quello, mi hanno sbagliato, mi sono pigliato nell'osso dentro. E allora mi sono saturato anche un po' la pelle. Sì. E ogni tanto per il nervoso che non riesco a mangiare bene. Sì. Non riesco a digerire bene. Perché devo aspettare 6 mesi prima che me ne mettono. Che mi hanno operato, mi hanno tagliato. Ho capito. Quindi dice che queste pustoline sono dovute al fatto che magari fa fatica nella digestione, per cui viene qualche brufolino in questo senso? Ecco. Allora le do un consiglio. Le do un consiglio. Per, diciamo, purtroppo per aiutarla nella digestione le posso solo dire di bere tantissima acqua, cioè si ricordi sempre di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e magari aggiungere del bicarbonato quando ha finito di mangiare, in maniera tale da poter digerire bene. Però le volevo dire anche una cosa, di utilizzare al tempo stesso anche un colluttorio, non so se gliel'hanno detto, a base di xilocaina. Sì. Me l'ha detto in altissimo. Sì. Benissimo, a base di xilocaina, si ricorda di xilocaina, che praticamente le serve per andare a detergere e migliorare un colluttorio di questi che servono per andare a disinfettare il cavo orale. Poi, se le compare qualche brufolotto, diciamo, sulla parte superficiale... No, qualcuna piccolina. Piccolino. Lei quello che può fare è la cosa di comprare una crema che si chiama... clindamicina. La clindamicina si mette proprio clindamicina, sì. Le consiglio Speriamo questa. Che mi ricordo, ma casomai dottoressa, mi scuso sì. Se la disturbo. Prego. Volevo dire, casomai vado in farmacia e ve lo dico, una pomatina. Loro ma lo no, lei deve prendere questa specifica, perché se lei prende una pomatina qualunque, non ha all'interno questa capacità di andarle a disinfettare il brufoletto. No, se io non mi clindamicina. Non mi ricordo. Lei fa così, si ricordi Clinda, Linda, Clinda? Clindamicina. Clindamicina. Lo scriva. Clindamicina. Ok? Grazie per la telefonata. Adesso aspettiamo di prendere magari la prossima telefonata, intanto siamo a tiro con la pubblicità e quindi dobbiamo fare la prima fascia pubblicitaria, tra poco. Eccoci, siamo ancora in vostra compagnia, seconda parte di Metropolis. Stiamo parlando con la dottoressa Dvora Ancona, specialista in medicina estetica. Abbiamo un'altra chiamata, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego signora, può fare la sua domanda. Perfetto, la ringrazio. Io vorrei sottoporre alla dottoressa il mio problema. Ho sì. Un viso un po' segnato. Da rughe che si concentrano soprattutto sul contorno occhi. Sì. Ho provato diverse creme super nutrienti, ma il risultato è stato pari allo zero. Non vanno via. Quindi certo. Cosa posso fare? Mi dica lei. Certo, allora diciamo che io sono sempre per andare a ricostruire la pelle, per cui il mio consiglio sarebbe quello di eventualmente andare da un medico specialista e chiedere di questo, oppure fare una ricerca su internet e vedere quali sono i medici specialisti che si occupano di laser e principalmente di laser che magari lavorano, vengono utilizzati nel contorno dell'occhio, perché trovo che sia più naturale, poi andando avanti con l'età, piuttosto che farsi un botulino che è un filler che ti va a bloccare lo sguardo e te lo va a rendere un po' fermo, specialmente nel contorno dell'occhio, mi sta bene un po' di botulino magari nella parte centrale, ma nel contorno dell'occhio o va a fare un laser appunto che riesce quindi a ridurre comunque queste piccole cicatrici che sono dovute anche al sorriso, che però negli anni appunto perdendo l'elasticità della pelle rimangono anche quando uno non sorride più. Questo è il problema. Uno non sorride più, sembra che sorrida, invece questa elasticità mancata. Quindi come consiglio... Il laser, oppure quell'altro consiglio è di utilizzare queste nuove tecnologie che sono radiofrequenze a microaghi
che utilizzandole tutte a livello del contorno occhi permettano di ringiovanire la pelle, cioè vanno in profondità, stimolano il collagene a riformarsi. Miglioramento 30-40%, ma è la sua pelle che si va a spessire, quindi anche nel futuro un po' più strong. Bene, prendiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera. Pronto? Niente, è caduta, niente. Aspettiamo la prossima. Comunque, bisogna sottolineare che la dottoressa Ancona è proprio specializzata nell'evitare che il paziente debba subire trattamento chirurgico. Esatto, quindi cercare di evitare in ogni modo. O comunque posticipare, questo di sicuro. Cercare di risolvere il problema con altre strade. Sì, cioè diciamo spiegare al paziente che puoi migliorare senza cambiare il tuo aspetto, cercando però di darti una rinfrescata. A volte è molto meglio avere una pelle fresca, tesa, piuttosto che avere magari una pelle gonfia o con macchie, però tirata, perché anche se uno fa il lifting ma sopra ha una pelle invecchiata dovuta al sole, dovuta alle macchioline rosse, dovuta ai brufoletti, insomma bisogna coprire. Quando uno ha un problema sulla pelle è un problema che chiaramente è dovuto a qualcosa che sotto non funziona. Faccio un esempio: quando uno ha una macchia sulla parte superficiale della pelle è perché sotto, vedete qua sotto, si va a formare la melanina, ovvero c'è una ghiandolina, il melanocita, che produce una sostanza che è la melanina, che arriva in superficie e dà questo colore compatto quando uno prende il sole. Chiaramente la melanina anche in questo caso si consuma negli anni, purtroppo. E quindi arrivano i problemi. Sì, ma non solo. Ci sono persone come me, ad esempio, che ho una pelle così bianca che, mamma mia, mai così, purtroppo. Ci ho provato a farmi autoabbronzanti anche, ma l'ultima volta ero gialla. Ma questa volta ho evitato. Meglio perché... lasciar perdere. No, va bene, ma si abbiamo può. Un'altra chiamata. Va bene. Pronto, buonasera. Buonasera, senta, sono Claudia. Sì. Buonasera. Prego, signora Claudia. Sono Claudia da Milano. Sì. Sì. Ci dica, può fare la Prego. Sua domanda. Volevo chiedere per cortesia alla dottoressa sì. un problema che mi succede ogni tanto. Dica. Mi si formano come piccoli foroncolini sì. con un puntino bianco dentro, che sì. non sono foroncoli, sono come chicchi di... Ah, ho capito. Chicchi di riso, sì. Chicchi... sì. Lei cosa mi consiglia? Devo per forza andare dall'estetista o no. posso fare... Più che dall'estetista, io sarà perché sono medico, sì. sono più dell'opinione sì. di utilizzare, magari di andare da uno specialista che con un laser va appositamente sì. su ogni singolo, perché sono piccoli accumuli di grasso, per cui sì. diciamo che è come se fosse una piccola, diciamo, cisti piccolina, sì. circondata sì. quindi da quella che è la pelle di una cisti. Ora, lei deve sapere che se non si asporta tutta completamente e si riforma, quindi è appunto ah, a capo. Ecco. Allora, il mio consiglio è quella di... piccoli, Cioè, lo so, però quando sono piccoli, poi mano a mano possono diventare anche più sì. grandi. Allora, prima di arrivare al più grande, oppure se ne ha già dei più grandi, sappia che con il laser, sì, con un raggio laser, che equivale ad avere proprio una luce puntata, faccia conto sì. che va a fare... un micro puntino sulla pelle, uno spillo. Come se fosse un punto di spillo, però in questo caso caldo. Questo effetto fa sì che si possa intanto fare fuoriuscire questo granellino e al tempo stesso va con chiaramente l'energia del laser, quindi il calore, a disinfettare anche quella che è la fossa di questa piccola cisti. Ah, ecco. Sì, quindi io le consiglierei più di rivolgersi magari a un medico che possa farglielo, diciamo, in una maniera un po' corretta. Dermatologo, sì. Medico estetico, dermatologo. Quelli che si occupano di laser. Lei deve cercare le persone che sì. si occupano di sì. laser. Perché sì. chiaramente sì. se va da un dermatologo magari penserà di farglielo con qualche altra cosa. Il laser invece, in questo caso è proprio da laser, assolutamente. Io ho già provato in passato a togliere delle cheratoni sì. con laser. Con laser, lei sì, quello, sì. laser che deve usare, si ricordi, è un laser CO2 frazionato. Se provano a dirle, frazionato. A dirle di utilizzare un elettrobisturi o va bene ma c'ho questo cosino qui, no, si ricordi che solo il laser può non fare danno alla pelle, tutto il resto se scalda non è detto che funzioni, mi raccomando. Ho capito, CO2 scrivo, Sì, CO2. Frazionato. Frazionato. Ma da cosa dipendono queste, cioè dall'alimentazione? Niente, guardi, dicevano che potessero dipendere dal colesterolo, però non è così.
abbiamo visto che non è così dalla ricerca, perché non è detto che una persona, anche se è magra, spesso e volentieri presenta questo problema comunque. Se anche mangia bene, presenta questo problema comunque. E non è detto che tutti quelli che hanno il colesterolo alto fabbricano questo granellini, diciamo, di grasso, e purtroppo vengono fuori in zone, poi tra l'altro, che può essere dei contorno occhi, in questo caso si chiamano xantelasmi, e sono piccole cisti che appunto si possono, piccole cisti comunque sia, sono come dei puntini bianchi, come diceva la signora, che possono dar fastidio. Sì, fastidio, poi nel tempo diventano grossi anche, quindi diventano anche un po' fastidio un po' più esagerato. Quindi da quello che lei ci dice, insomma, il laser è uno strumento importante per quanto sì. riguarda la pelle. Laser è uno strumento poi molto importante. Poi ci sono anche altri utilizzi, però... Però io ci tengo a dire che di laser ce ne sono tanti, bisogna anche lì vedere quale laser, perché abbiamo dei laser, i laser seguono un principio. Questo della fototermolisi selettiva, parolona, per dire che sono selettivi su un determinato target. Ovvero, se io devo togliere la macchia, faccio un esempio, certo. sulla pelle, allora deve essere un laser che va a colpire il pigmento scuro. E quindi fa scoppiare la melanina e automaticamente cancella il colore scuro dalla pelle, senza però far danno alla pelle. Se invece in questo caso dobbiamo andare a togliere un grano di miglio, diciamo, o di riso, come lo vogliono chiamare, o xantelasma dal termine medico, in questo caso un laser CO2 mirato va a far sì che si abbia questo micro buchino sulla parte. Però, ripeto, se il dottore è all'altezza, fa una cosa talmente leggera che nell'arco di 2 o 3 giorni la ferita si è già riparata. Capito? Se invece si va a utilizzare un elettrobisturi, magari qualcosa che possa essere a corrente, è totalmente diverso, perché non segue questo principio. Il principio della fototermolisi, questa dei laser che funzionano appropriatamente per ogni tipo di trattamento, dovete pensare sempre, devono seguire quindi dei colori. Tutto ciò che segue in questo modo va a non creare danno al tessuto circostante. Certo. Invece se utilizziamo un arnese, diciamo, che va solo scaldando a togliere questa problematica, può lasciare anche cicatrici, quindi non ha senso. Certo. Siamo quasi in conclusione del nostro spazio. Ecco, che consiglio possiamo dare? È anche un'epoca, molti sono stati in vacanza, sono tornati dal mare, il problema dell'abbronzatura, chi si è scottato, chi più, chi meno. C'è un qualche consiglio che possiamo sì, dare? Io amo dare in questo periodo dell'anno un consiglio, che è quello di prendere magari l'omega 3. L'omega 3 si trovano in farmacia, vi consiglio di prendere omega 3 che siano facilmente digeribili, non dico marca, ma vanno visti un pochino quelli che sono più digeribili, bisogna magari informarsi col proprio farmacista di fiducia. Sono 5 grammi di omega 3, cioè di solito vengono vendute queste capsule che sono un po' grosse. Ecco, bisogna, ripeto, bisogna prendere quelle giuste in maniera tale che non ci sia questo retrogusto, perché sennò è come l'olio, è fastidioso come mangiarsi del pesce. E questo che vantaggio dà? Ha un vantaggio grandissimo, perché permette prima di tutto di aiutare quello che è la circolazione, conduzione delle cellule nervose, quindi memoria che aumenta, ma non solo, elasticità della pelle, prevenzione di tutto ciò che problemi circolatori come infarti, cose... Per l'amor del cielo, ripeto, magari ci bastasse prendere l'omega 3, però è un ottimo preventivo. Dopo l'estate, perché? Perché aiuta proprio il tono della pelle e aiuta molto quello che è il film idrolipidico. Si sente spesso la pelle secca, no? Dopo l'estate. Certo. E in questo modo, dal di dentro, chiaramente andiamo a curare quello che è il di fuori. Però ripeto, di fuori è sempre sintomo che qualcosa dentro non va. Se uno ha preso troppo sole vuol dire che ha seccato troppo la pelle, e quindi automaticamente almeno questo e tanta tanta acqua. Lei che ha a che fare con numerosissimi pazienti, ecco, qual è la problematica principale sul terreno della pelle che c'è in questo periodo? Quali sono le macchie? Questo è il periodo delle macchie, guardi, perché tornano tutti abbronzati, i primi di settembre sono tutti felici, poi il colore va via e rimane solo la macchia. E rimane solo la macchia che, come dicevo, è dovuta al fatto che la melanina sotto non funziona. Cosa fare? Prima di tutto imparare che anche se comunque cancelli la macchia con un laser,
se ti riesponi al sole, la macchia si riprodurrà, perché se la melanina sotto non funziona, quello che dicevo prima, è questa cellulina che negli anni Certo. tende a funzionare male. Quindi bisogna proteggere. Bisogna imparare quindi a fare una prevenzione, che vuol dire utilizzare magari una protezione alta, fare molto attenzione agli occhi che spesso non vengono considerati. Ricordatevi che, pensate, un occhio a contatto con la luce, i danni che vengono fatti alla retina. Quindi mi raccomando di utilizzare degli occhiali magari schermati, protetti, con buoni filtri, perché questa è forse la cosa più importante. Tante volte tanti problemi si potrebbero Certo. evitare. Purtroppo con il sole non avviene. Quindi direi che questo è il problema principale, cercare di curare la propria pelle. Io quando vedo persone che ad esempio arrivano, poi ci sono, do un'altra spiegazione. C'è un altro problema che capita spesso a noi donne, ed è che magari dopo aver partorito uno ha voglia di prendersi un po' di sole, oppure senza che abbia voglia di prendersi un po' di sole, capita che camminando sulla spiaggia gli venga una macchia che si dice ad ala di farfallo, cioè che va praticamente a prendere tutto il viso come due ali di farfallo Certo. qua. E un po' qui e un po' sopra anche al baffo, diciamo. Ecco che in questo caso l'unico modo veramente è quello di fare attenzione, di non utilizzare niente che possa essere aggressivo, ma di farsi vedere come al solito da un medico competente, quindi specialista in laser, specialista medico estetico, dermatologo, che chiaramente non va a rimuovere con un bisturi, ma che deve cercare di capire come aiutare dal punto di vista della pelle e anche dal punto di vista a volte ormonale, quindi esami del sangue, andare a vedere come funziona, se c'è qualche problema e poi, ripeto, magari trattare la pelle con uno. Ci sono delle sostanze, delle creme che vengono utilizzate, che devono essere fatte in farmacia secondo prescrizione medica, che permettono anche soltanto con queste creme schiarenti di aiutare a togliere la macchia. Ecco, nel caso, ricordatevi, in cui la macchia è molto estesa, più che il laser bisogna andare calmi calmi, utilizzare qualcosa di più soft, perché sennò la risposta, se agiamo con qualcosa di troppo aggressivo, potrebbe essere la risposta di ipermacchia, quindi insomma E una chi ha cosa bisogno grave. della dottoressa Dvorak Ancona, la trova su internet. Mi trova su internet, mi trova dappertutto. Sono qua a disturbare anche voi, comunque in via Turati e in centro, facile da raggiungere. Comunque sia, sono veramente a vostra disposizione, anche se avete bisogno di domande, volete mandarmi una mail per chiedermi qualunque cosa, sono a disposizione sempre. Bene, grazie della sua presenza Grazie. anche oggi e tra poco una breve pausa pubblicitaria, poi invece ci sarà con noi la dottoressa Munarini, psicologa e psicoterapeuta. Dunque, a tra poco. Eccoci ancora in vostra compagnia, sempre con Metropolis e come vi ho detto nella prima parte ci occupiamo sempre della nostra salute. Prima abbiamo parlato di estetica, adesso parliamo del lato psicologico. Lo facciamo con la dottoressa Elena Munarini, psicologa e Buonasera. psicoterapeuta. Buonasera, Buonasera, bentrovata. grazie. Dunque, io ricordo come sempre chi vuol proporre qualche problema, chi ha qualche domanda, quesito da avanzare, lo può fare. Il nostro numero di telefono lo vedete alla base del teleschermo 02 48 07 34 50. E naturalmente sono tanti i problemi che coinvolgono la psiche e dunque la psicologia. Noi vorremmo così iniziare parlando del tema, di un tema molto sentito, anche nella nostra epoca, che è quello della solitudine. Sì. Solitudine che si può estrinsecare con molte modalità, una delle tante, per esempio, è rifugiarsi su internet, Sì. sulla rete. Sì. Un problema che sembra stia sempre più prendendo piede. Sì. È vero, adesso c'è stato questo progressivo, se vogliamo, abbandono di quella che è un po', la realtà locale, cioè il quartiere, le persone, insomma, l'ambiente più vicino a noi, per invece frequentare, perché proprio di questo si tratta, frequentare sempre più, le arene, chiamiamole così, dei social, il bar, di Facebook. Certo.
dove appunto... Dove uno è da solo o non è da solo? Perché è complicata. Allora, parlavo ieri con qualcuno, una delle immagini più forti che secondo me caratterizzano il nostro tempo, infatti ci sono foto molto significative su questa, è una foto di un vagone della metropolitana, pieno di gente, nessuno parla, tutti hanno le facce nei loro smartphone. E se appunto mentre si è lì si alza lo sguardo e sembra quasi una situazione surreale, sì, nessuno si guarda in faccia, puoi sbirciare, la maggior parte delle persone sono su WhatsApp o su Facebook, qualcuno guarda dei video magari inviati da WhatsApp o Facebook, per cui è difficile da dire. Ci sono ad esempio delle grandissime rimpatriate, trovi amici delle elementari, ricostruisci le classi di 50 anni prima grazie a Facebook. Dire se questa sia davvero stare in relazione o no è difficile, cioè non mi viene neanche da negarlo radicalmente, no? Nel senso che comunque mantieni vive delle relazioni in qualche modo dentro di te, forse più che fuori, però sicuramente manca tutto quello che è il confronto reale, lo sguardo negli occhi, l'essere davvero, no? Esposto allo sguardo, cioè, di un altro, che ti fa sentire senz'altro più nudo ma anche più vero, ecco, quindi... E possono esserci persone che probabilmente ne traggono positività da questo e altre invece che ulteriore, sì, elemento di crisi. Beh, diciamo che ad esempio per persone che hanno delle difficoltà a uscire di casa o comunque ad avere una vita appunto più attiva fuori, la rete internet è senz'altro una grande possibilità, perché poi appunto ci sono tante realtà su internet, ci sono forum, si può anche, come dire, coltivare delle passioni, cioè non, certo, è solamente il chiacchiericcio, chiamiamolo così, di Facebook. In altre situazioni invece questo magari in presenza appunto per varie cause di un ritiro, di una tendenza a star molto in casa per motivi diciamo psicologici, cioè magari una paura di affrontare, magari una persona che soffre di ansia per cui teme di uscire e star male eccetera, la rete può dare la possibilità, appunto l'illusione di poter vivere in maniera protetta, che è vero, permette questa protezione, ma sicuramente appunto non aiuta ad affrontare le proprie difficoltà, certo, e magari a occuparsene in maniera più così più approfondita e soprattutto che porti più risultati, insomma. Ecco, questo è uno dei grossi problemi, fra l'altro, della nostra epoca, il fatto di navigare. Noi lo vediamo, capita anche negli uffici, nei luoghi di lavoro, capita a volte purtroppo anche in auto e via dicendo. Tutto questo cosa può portare? Perché noi vorremmo parlare anche di quello che è un po' l'ansia, sì, quelli che sono gli stati di panico, sì, queste cose qui. È tutto correlato o in realtà sono situazioni differenti? Ma allora, diciamo che ci sono delle problematiche specifiche legate al ritiro e che quindi che poi spesso appunto sono connesse anche all'utilizzo di internet, no? Si parla molto di questo hikikomori giapponese, che è fondamentalmente si usa la parola giapponese che appunto sta per ritirato e colpisce i giovani come problematica, giovani tra i 14 e i 30 anni che appunto stanno ritirati nella loro camera, fondamentalmente attaccati al cellulare e al computer, e questo però in realtà si è attribuito, si usa il nome giapponese perché è attribuito un po' alla cultura giapponese, ma in realtà pian piano per effetto della globalizzazione sta un po' prendendo anche tutti gli altri paesi. E quella è una problematica specifica, no? Che sicuramente, certo, ha radici anche appunto nella cultura del nostro tempo, però porta dei problemi specifici. Altre patologie invece come l'ansia o la depressione, che sono appunto molto comuni, lì è difficile dire chi causa cosa, nel senso che sicuramente ad esempio nella vita di una persona che ha convissuto, che ha avuto un compagno per tutta la vita, la perdita di questo compagno e quindi ritrovarsi da soli a vivere, può essere sicuramente un fattore scatenante, per cui come diceva Galimberti, la perdita del testimone, cioè della persona che ti guarda, no, mentre vivi, che dà però un senso maggiore alla tua vita, è sicuramente una possibile causa. Altre situazioni però invece in cui nasce la patologia, nel senso una crisi depressiva o un quadro di ansia, lì può essere la patologia stessa che porta alla solitudine, no? Cioè, nel senso
che diventa difficile poi stare bene in relazione quando si ha certi livelli di malessere. Nel caso della depressione, ad esempio, capita che fai sentire l'altro inadeguato ad aiutarti, no? Tipicamente la persona depressa non riesci, tu che gli stai vicino, a dargli tende una soluzione. A chiudersi. Sì, e che comunque se provi a aiutarlo ti rendi conto che non ci riesci, ti fa sentire che non ci riesci, certo. Questo chiaramente non aiuta appunto le relazioni sociali. E l'ansia, invece, anche lì hai una persona che fondamentalmente ha delle paure che tu fai fatica a capire, che lei fa fatica a comunicarti, e quindi insomma possono essere anche situazioni a cui consegue poi un quadro di isolamento, per questo insomma che certo. Viene ecco, c'è anche un problema che molti genitori, molte famiglie lo avvertono, è quello dei figli che si chiudono magari in camera e sì. Navigano per ore, sì. Chattano, sì. Vanno sui social network, sì. E quant'altro. Ora, magari ci sono genitori che dicono, oh, meno male, mio figlio invece di andare in giro ed essere esposto ad altri pericoli sta in casa e certo. La vede come dal lato positivo. Certo. In realtà però può essere anche questa una cosa che degenera in altri fenomeni. Sì, come abbiamo visto ultimamente, no? Queste vicende drammatiche. Addirittura alcuni ragazzi che sono arrivati al suicidio, certo. Seguendo, chiamiamoli, consigli che viaggiano, certo, sulla sì, rete. Più che altro delle sfide che viaggiano sulla rete. Sì, diciamo che l'adolescenza è un momento in cui il mettersi alla prova, il toccare il limite, sono delle caratteristiche innate e fisiologicamente nascono, perché certo. La persona, abbiamo visto ultimamente, no? Queste vicende drammatiche. Addirittura alcuni ragazzi che sono arrivati al suicidio, certo. Seguendo, chiamiamoli, consigli che viaggiano, certo, sulla sì, rete. Più che altro delle sfide che viaggiano sulla rete. Sì, diciamo che l'adolescenza è un momento in cui il mettersi alla prova, il toccare il limite, sono delle caratteristiche innate e fisiologicamente nascono, perché certo. La persona possa, il ragazzo possa diventare adulto e appunto vincere delle paure, separarsi dai genitori, prendere le misure di se stesso, capire chi è. Quando questo, sicuramente farlo davvero espone a dei rischi, le ansie dei genitori sono anche giustificate. Farlo su internet però, o farlo appunto attraverso il gioco, le sfide che poi appunto possono arrivare a degli estremi, fa sì che non si riesca spesso a mantenere un senso di realtà, cioè, o meglio, non riesce a sperimentare veramente il pericolo, ad esempio. Cioè. Sembra tutto molto più un gioco, sembra tutto molto più lontano, e questo fa sì che appunto in realtà, è vero, eviti dei rischi reali, ma puoi incorrere in altri problemi, esatto. Come la dipendenza. Dovremmo avere una telefonata. Pronto, buonasera. Lei si riferisce all'ospite precedente, no? Ci sarà prossimamente. La ringraziamo per il suo intervento. Questo è un telespettatore. Purtroppo non posso dare grossi consigli. Dal punto di vista... No, però l'argomento che stavamo trattando, che è molto importante, credo che riguardi tantissime famiglie, no? di questi figli che sempre più si isolano, che parlano attraverso i social network, eccetera, è un problema che molti lo vivono, però diciamolo francamente, poi le persone non sanno cosa fare, come uscire, come destreggiarsi da questo. Insomma. Beh, certo, allora intanto bisogna capire, nel senso che questa può essere anche solo una fase, quello bisogna guardare sempre, se parliamo di ragazzi, il ragazzo in tutte le varie attività, ad esempio comunque se è un ragazzo che mantiene un andamento scolastico positivo, se è un ragazzo che comunque ha i suoi rapporti, per quanto magari non così frequenti, penso che non si debba per forza immediatamente intervenire. Sicuramente invece quando la frequenza o delle uscite o il ritiro si fa imponente, bisogna intervenire, ma il modo migliore per intervenire è mantenere comunque un dialogo, cioè cercare di capire in effetti quale sia, no, il malessere, perché di solito dietro a questi comportamenti ci sono delle paure, ci sono delle grosse insicurezze, per cui la migliore prevenzione per un genitore di un adolescente è quella, anche oltre al dare le regole, no, ad esempio sull'andamento scolastico, su alcune condotte, quindi dare dei limiti, ma anche cercare
di capire che cosa sta vivendo il nostro ragazzo, perché questo chiaramente ci permette poi di aiutarlo fondamentalmente, di lasciarsi aiutare. Certo. Ecco. La solitudine tra l'altro non è solamente dei ragazzi, ma è un pochino, no, allargando l'anello si estende un po', cioè anche le famiglie sono un po' più isolate, anche le mamme separate ad esempio coi figli, cioè adesso abbiamo, non abbiamo più queste situazioni più ampie di convivenza di vari parenti. Certo. No? E questo oppure fa sì i genitori che lavorano tutti e due e il figlio resta a casa da solo per tante ore. Esatto, non ci sono più i nonni perché magari ai tempi di oggi ci si sposta, si cambia città, magari i nonni sono anche loro a fare le loro cose attualmente, ci sono anche queste situazioni, per cui insomma è anche una società che sta diventando un po' così da questo punto di vista, tanto che non so se lo sa, ma in Inghilterra hanno istituito il Ministero per la Solitudine. Addirittura. Ministra May si occupa oltre che di solitudine anche di una serie di altre politiche sociali, certo. Ma è arrivata a tale punto, diciamo, l'epidemia di questa, diciamo, categoria che secondo una ricerca era definita appunto solitudine cronica, per cui addirittura anche perché ha delle ricadute sulla durata della vita. Nel senso che chi soffre, chi è più solo, chi ha meno contatti, tendenzialmente... se guardiamo l'epidemiologia delle malattie, decede prima, certo. Piuttosto che ad esempio si è visto negli anziani, gli anziani soli hanno il 64% in più di possibilità di ammalarsi di patologie di demenza, chiamiamole così. L'anziano solo è una cosa che capita di frequente. Per dire quanto il mantenere relazioni aiuti anche, come dire, il nostro cervello e la nostra salute, certo, proprio a funzionare, per cui è senz'altro un tema grosso. Un tema grosso. Va bene, tra poco proseguiamo con la dottoressa, ci dobbiamo fermare, c'è una pausa pubblicitaria, tra poco. Metropolis, eccoci ancora in vostra compagnia con la dottoressa Elena Munarini, psicologa e psicoterapeuta, ovviamente per trattare quei temi che riguardano la nostra psiche. E abbiamo parlato appunto di questi giovani, ma non solo giovani, no? Che si isolano su internet, sulla rete, sui social network, e tutto questo può creare dei problemi, e soprattutto molto spesso i genitori che vedono i propri figli che si allontanano dalla realtà in questo modo, però non sanno come intervenire. Questo naturalmente rappresenta un problema, anche perché forse non tutte le famiglie magari hanno un livello culturale che li porta ad agire in un certo modo, e non c'è sempre la presenza dei genitori come forse c'era una volta. Adesso magari mamma e papà lavorano, quindi per molte ore al giorno i ragazzi restano da soli. Sì. Questo è naturalmente un altro problema, e tutto questo ci può portare a parlare anche di questo stato di ansia, di depressione, che può prendere ovviamente anche gli adulti, soprattutto gli adulti, sì, quando ci si imbatte in situazioni di questo tipo. Sì, beh, intanto è giusto dire che stiamo un po' vivendo un grosso cambiamento, cioè quando parlavo prima, citavo l'esempio della metropolitana, sono tutti adulti quelli che stanno in rete attualmente, per cui voglio dire che in realtà i ragazzi sono un po' un riflesso, sì, certo, degli adulti, quindi questo va detto, anzi i ragazzi tendono a utilizzare sempre altri social, a spostarsi sempre, no? Però adesso siamo noi adulti che in realtà abbiamo una serie di dinamiche, se vogliamo, appunto, chiamiamole adolescenziane, nella misura in cui in quei messaggi su Facebook eccetera mettiamo un po' quello che vorremmo essere, quello che sogniamo di essere, quello che ci fa permettere, tanto che il social al momento più usato è Instagram. Instagram che fa vedere le foto, che fa vedere le immagini, le foto, esatto, che parla ancora meno, ma che paradossalmente colpisce ancora di più perché è fatto solo di immagini. Per cui io mi rendo conto che ci sono persone che ad esempio postano delle foto
di posti in cui non sono, perché non è importante che tu poi viva veramente, no? Ma è importante quello che tu quello vuoi che mostrare, tu... quello che tu vuoi suscitare negli altri. E questo diventa una carta molto importante, mostrare quello che si è, quello che si è fatto e via dicendo. Esatto, in fondo nessuno ti chiede prova sulla rete di quello che tu stai facendo vedere, infatti, no? È un po' un territorio libero. Forse abbiamo una chiamata. Pronto, buonasera. Buonasera. Prego, è in linea, può fare la sua domanda. Ah, sì, senta, io volevo anche chiedere una cosa. Ascolti, siccome abbiamo tanta disoccupazione, perché chiudiamo le banche, chiudiamo tutto, facciamo tutto social? Ma perché uno non può andare negli uffici preposti a avere un servizio? E il servizio se lo deve costruire lui, che magari non è neanche capace, perché dicono al mio paese, ognuno faccia il suo mestiere. Certo. Certo, questo dice... Quindi lei lamenta un po' la chiusura di tutto ciò che... Bene, sì, sì, in realtà lui pone una questione un po' vera, cioè appunto una volta... C'era più contatto umano. C'era più contatto umano. In realtà poi c'è ancora, nel senso che io anch'io quando esco nel mio quartiere mi rendo conto dell'importanza dello scambio di qualche parola con chi incontri, col panettiere, col portinaio, con il postino. Questo sono veramente cose banali, ma per chi ha una vita un po' ritirata, come può essere un pensionato o una mamma casalinga con un bambino piccolo, sono scambi, lo sguardo negli occhi, eccetera, che fanno molto. Poi il signore che ha telefonato si riferisce al fatto vero che coinvolge vari livelli, no? Quello sociale, economico, dell'uso ormai per tutto della rete. Non c'è più bisogno di andare in rete, posta. Rete, automazione, che... Non c'è più bisogno di andare in negozio, se fai un bonifico ormai lo puoi fare, appunto diceva, da casa. Non per tutti, è vero. Paradossalmente adesso il mondo sta diventando più per quelli che sanno usare appunto il computer e le sue malizie, perché spesso sono abbastanza dei labirinti. Cioè noi, chi è più avvezzo dopo un po' impara a saltare gli ostacoli, cioè, ad esempio, però capisco, a evitarli o a fronteggiarli, queste infinite registrazioni, centinaia di mail che ogni giorno ci sommergono, esatto. Molte delle quali assolutamente inutili. Esatto, oppure ci perdiamo delle cose utili, cioè altra cosa è effettivamente avere davanti una persona a cui tu, il signore parlava di servizi, a cui tu esponi il tuo problema e quello ti dà delle risposte appunto guardandoti e c'è uno scambio. Qui invece appunto una cosa ad esempio mi colpisce è che quando uno ha bisogno, deve contattare, non c'è più il numero di telefono ormai sui siti, ma c'è solo un format da compilare e mandare la tua richiesta. Certo, una mail che tu mandi e poi chissà se qualcuno è chiaro che ti senti molto anonimo così, certo. Non ti senti proprio una persona, come dire, degna di una importanza, anche quando stai andando a prendere un servizio, per cui voglio dire a far guadagnare o a pagare, no? Ecco, ti vedi davanti a questo format e speri che qualcuno ti risponda. Certo. Prendiamo un'altra chiamata. Buonasera. Pronto, buonasera. Otto. Buonasera, prego, la sentiamo. Buonasera, avrei piacere 10 secondi di parlare con la dottoressa, sì. È possibile? Prego, sì. Prego, lei è in linea, può già fare la sua domanda. Posso già fare la domanda? Mi sì. Sento anche? Sì. Certo. Sì. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, prego. Allora, io volevo dire, in quanto riguarda, per quello che riguarda la solitudine, sì. Penso che la solitudine si potrebbe anche chiamare come una forma di difesa, cioè come la fuga dalla tigre o da qualcuno che ti vuol fare del male. Scappare non è cosiddetto essere vile, ma è una forma di difesa, anzi, una grande forma, perché dimostri di essere anche umile. Nello stesso tempo, essere soli si potrebbe anche essere molto garbati per non dire alle persone che ti circondano che non sei alla mia altezza. Per finire, i più grandi artisti del presente o del primi Novecento hanno una storia molto sulla solitudine, sull'alcolismo e sulla miseria. E quindi questo prevale a quello che riguarda la solitudine, che magari essere soli può essere anche una forma non di scelta, ma anche di guarigione. Ha ragione, perché in realtà qui ci siamo concentrati sugli effetti negativi. Ne rispondiamo, negativi. Grazie della chiamata.
Sugli effetti negativi della solitudine, è vero, perché C'è anche l'abbiamo l'altro lato. declinato. C'è anche un altro lato, che è quella appunto la solitudine non patologica, ma la solitudine, di quando si sta bene da soli. E in questo stare bene da soli ci possono essere tante cose. Ci può essere, come diceva giustamente Una l'ascoltatore, difesa. no, dicevo più la creatività, nel senso che la solitudine, è il luogo dove incontriamo noi stessi e dove se ci piacciamo e abbiamo un buon rapporto con noi stessi possono venire fuori delle cose bellissime, per cui tutta la creatività, l'arte, la Certo. scrittura, quindi sono d'accordo. Su come forma di difesa è vero, non si parla Isolarsi. assolutamente di vigliaccheria, infatti non lo è, senz'altro una reazione, e giustamente il signore dice forse è meglio che fare altro, no? Che ad esempio controattaccare o comunque Beh, far questo è il stare male gli discorso, sì. altri. Quindi sì, sono d'accordo che può avere anche una serie, una gamma di valenze positive se uno ci sta bene, Può insomma. essere anche un fatto positivo, diciamo così. Certo. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Prego, Buonasera, Roberto dalla provincia di Monza e Brianza. signor Roberto, ci dica. Dunque, io voglio dire questo. Io rifiuto la tecnologia, penso di vivere meglio degli altri. Sono rimasto a 1985, quando da ragazzo si entrava nella cabina telefonica col gettone. Ho un telefono che ha 20 anni, non so usare il computer. E quando vedo queste persone in giro che continuano col ditino su questo aggeggio che io chiamo diavolerie del giorno d'oggi, Sì. mi rendo conto che, come disse qualcuno, tutta questa tecnologia è uno strumento, mi scusi il termine, di rincoglionimento di massa. Vorrei sapere cosa ne pensa la dottoressa. Grazie. Grazie, signor Grazie. Roberto. Ma Signor Roberto è uno di quelli che odia abbastanza sì, non tutta. solo, ma esprime anche un senso di malinconia per un mondo che io, Che per sta quanto sfuggendo. sì, e che ricordo anch'io i gettoni, la cabina, il ditino quando Ahimè, componeva. bisognava andare a comprare i gettoni, ma non bastava Ma non solo, l'altro. ma anche il parlare. Pensate alla differenza tra il parlare nel corridoio di casa, di solito tu avevi il telefono nell'ingresso, e i ragazzi e tutti parlavamo anche, no? Era un altro mondo. E sì, lo comprendo. Devo dire che però, frequentando un pochino questo mondo anch'io, no? La rete, devo dire che adesso c'è davvero molto, si trova davvero molto anche in termini anche di nutrimento per il cervello e per la mente, eccetera. Bisogna avere Certo, un'abilità. sì, un'abilità da un lato e da un altro sarebbe bello mantenere un equilibrio, per cui non vivere esclusivamente lì dentro, ma appunto continuare a guardarsi attorno e guardare il mondo. Devo dire che, ripeto, quando siamo fuori è davvero triste, in effetti, che nessuno guardi cosa sta succedendo attorno, tanto che a volte succedono vicino a noi delle cose orribili e si è tutti a guardare il telefono. Diciamo che do ragione al Signore nei momenti in cui dice che anche, forse non tanto la parola che ha usato lui, poco che rimbambisce, ecco, Sì. non tanto questo, quanto appiattisce un po' la coscienza. Cioè, Crea un livellamento. leggi i drammi dei post altrui su Facebook, ma magari davvero fai fatica a vedere la persona vicino a te che sta avendo qualcosa, piuttosto che no, avrebbe bisogno magari di un gesto, però magari di una parola o di uno sguardo. Quindi capisco il suo estraniamento. Io penso che ci sia anche del buono e della ricchezza, mantenere l'equilibrio. E l'altra cosa è che il mondo sta andando fortemente in quella direzione, per Infatti, la cui guerra alla andrà tecnologia esplorata. è una guerra un po' È persa una per. guerra un po' persa, anzi, bisogna assolutamente fare della cultura rispetto alla tecnologia, perché se questo è il nostro futuro, bisogna cercare di fare meno danni possibile e di renderlo il migliore possibile. Però, diciamo che ormai il mondo è Certo. orientato ad andare da quella parte, per cui. Forse per i ragazzi bisognerebbe introdurre tutto questo Ma dall'epoca scolastica, assolutamente, perché ma un noi po' già tutti lo siamo è. un po' degli autodidatti, chi manovra i computer ha imparato un po' sulla propria necessità, diciamo. Assolutamente, e rimane vero, cioè io vedo anche nella scuola elementare ormai in ogni aula è dotata di computer e connessioni internet, questo è giusto, questo però per chi è di altre generazioni è un po' inquietante, insomma, no? Perché alla fine si stanno un po' creando proprio due mondi, no? Tra la Certo. generazione, ad esempio, del signore ha chiamato prima e quella dei miei figli, che sono proprio dei mondi, C'è una ecco, frattura. esatto, cioè il cambiamento è stato epocale nel
giro di breve. Un cambiamento così sarebbe successo probabilmente in anni, invece è successo in 15-20 anni, ecco, è molto, cambiato tutto. Molto, no? In modo molto compatto. Abbiamo una chiamata, pronto? Buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Buonasera signora, prego. Mi sente? Sì, certo. Io chiamo dalla provincia di Milano. Volevo dirle una cosa, io sono uguale a quel signore lì che ha detto le stesse cose, perché anche quando vado in giro sul marciapiede devo spostarmi io, perché se no mi arrivano in mezzo agli occhi queste persone, e non solo giovani ma anche di una bella età. Però adesso vorrei dire una cosa, se mi consente. Però se lei deve mangiarsi un piatto di spaghetti, il risotto, il computer o internet, cioè, non glielo prepara. È rimasto come 200 anni fa, perciò andiamo avanti, però le cose buone rimangono sempre lo stesso. Buonasera a lei signora. Grazie signora, buona serata anche a lei. Però ci sono le persone che vanno su internet a scovare le ricette prelibate. Sì, sì, ha ragione, però dice come è vero che poi il fare, che è il rischio che un po' uno teme che si perda, no? Come signori di prima, dei servizi, di andare, di fare, di... questo è vero, che rischiamo di essere a volte un po' meno abili nel fare, perché in realtà il confrontarsi col fare fa crescere in maniera molto più solida, invece appunto si apprende tanto su internet e poi bisogna cercare anche di realizzare, insomma, di... Siamo quasi in conclusione, ma prima di concludere, tra gli argomenti che lei mi aveva suggerito all'inizio, sì, c'è quello del fumo, che credo, sì, sia una cosa molto interessante, perché naturalmente ha molti risvolti, anche quello, ahimè, della salute, sì, ovviamente. Sì. Ecco, ci si chiede il perché spesso e volentieri, parliamo forse dei giovani, ma anche gli adulti, ci si rifugia dietro quella sigaretta o dietro il sigaro, sì, beh, lasciamo perdere altre cose, ma insomma, dietro il tabacco, diciamo, lo si usa, qual è lo scopo? Beh, lo scopo, cioè, il problema è che c'è una storia, che è una storia che inizia e che è l'inizio di una sperimentazione, no? Di qualcosa che è anche socialmente a volte molto presente, per cui ai ragazzi viene da iniziare. C'è degli aspetti appunto sia psicologici che fisici di piacere legati a queste prime esperienze, quindi da un lato una socializzazione, un sentirsi diversi, un sentirsi più grandi, e poi l'effetto di una sostanza che dà piacere. Cioè. Da qui si instaura quella che è una dipendenza, no? Per cui lo scopo vero e proprio è quello di ricercare sempre quel piacere, quel piacere che ci serve quando non stiamo bene, quando siamo arrabbiati, quando siamo giù di morale, quando siamo soli moltissimo, no? Per dire, se vogliamo collegare l'argomento di questa puntata con la solitudine, le persone sole fanno davvero molta fatica a rinunciare alla sigaretta quando fumano da molti anni, perché abbiamo una componente di dipendenza fisica che ha una sua grande forza, ma la componente psicologica della sigaretta, con la sua gestualità, la sua ritualità, la capacità così, no, di rendere in qualche modo più soft alcuni aspetti emotivi magari disturbanti, fa sì che per la persona sola sia una grande compagnia. Per cui rinunciarci per certi versi vuol dire che tu riesci a reagire magari a... E si tralasciano tutti gli aspetti negativi relativi alla salute. Sì, quello fa anche questo parte, se vogliamo, della dipendenza, nel senso che teniamo conto che la dipendenza da nicotina agisce sulle parti del nostro cervello meno razionali, no? Sul circuito del piacere, per cui non guarda il danno che ci facciamo. Quasi tutti i fumatori vivono il dilemma di volere smettere, in realtà, di avere la consapevolezza dei danni, ma poi nel momento in cui arriva il desiderio di fumare, questa scivola via e rimane l'automatismo del fare, no? Come se proprio la testa si scollegasse. Certo. E questo fa proprio parte delle dinamiche di dipendenza, insomma. Quindi... Bene, gli argomenti sono interessantissimi, li continueremo senza dubbio in una prossima occasione, in una prossima puntata. Il tempo si conclude qui. Io ringrazio tantissimo Grazie la dottoressa Elena Munarini, ripeto, psicologa e psicoterapeuta, e vi ricordo tra poco il nostro telegiornale Lo Sport, e questa sera venerdì Linea d'Ombra con Adriana Santacroce, i temi più importanti di politica, ovviamente la manovra economica del governo. Grazie ancora, buon proseguimento, buona serata.